Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSGO Overwatch. Il mio nome è come sempre qui tuo Noate e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per guardare un'altra prova e cappare possibilmente un altro cheater. Quindi diamoci da fare. Ok ragazzi, ci siamo e siamo su Militia. Really? Una competitive su Militia. I terroristi stanno perdendo 3-10. Il sospettato del terrorista sta facendo 13-10 con 131 di average damage per round, il 30% di HS, e rimane nella zona dei dell'ostaggio. Per chi non lo sapesse, Militia è una hostage map e io l'ho giocata un paio di volte for shits and giggles, ma più di quello nada, quindi yeah, insomma potrebbe essere difficile. Intanto ho sospettato butta giù anche un altro dei membri dei CT. È un po' più facile questa posizione sospettato perché non hanno pushato dalla porta, quindi lui sono andati tutti per il piano di sopra e ci sono solo quelle scale che comunicano con qua sotto, a meno che non passino dalla porta, credo lì dove c'è il bot in questo momento. Non ho ancora capito perché stanno giocando Militia, ma va bene. Attenzione perché è successa una cosa strana. È successa una cosa strana. Sono contento che vedremo il side CT, perché il side CT è molto più importante da questo punto di vista, perché i terror si nascondono molto di più, quindi può essere parecchio strano. Ma il fatto che abbia seguito così bene il CT da dietro il legno delle scale per poi uscire e piccarlo immediatamente appena usciva, mi puzza non poco. Comunque sospettato qui che guarda la porta, dovrebbe essere l'ultimo round pseudo noioso perché poi deve fare il CT e quindi deve attaccare porta che si apre. Attenzione, vede, lo prende dentro la porta. Ha visto, prima di tutto ha visto il silenziatore dell'M4 e poi ha visto il resto. Intanto, lo vede, l'ha visto. Nade, non passa, bella sta nade, oh bella. Ha distrutto la porta mentre è entrato un terro. Però esce troppo sicuro, cioè poteva essere ovunque, poteva essere dentro le balle di fieno. Invece no, lui è uscito sulla sinistra proprio preciso. Vabbè. Vediamo che rientra nella zona dell'attico, cerca di sparare al suo compagno ma lo manca. Sa che c'è qualcuno lì dentro, arriva la flash e lo uccide male in pre-fire. 10-5. È finita per i terro, cioè per i CT. E adesso sono indietro di 5 round nel primo round da CT. Vediamo cosa farà con la sua USPF. 19-10 attualmente, quindi quasi un 2.0 di kill death ratio, 31% di HS che potrebbe alzare in questo momento con la USP. Cerca di trovare, lo trova, trova l'HS da distanza siderale. Controlla nella zona di tetto. Ha visto la luce della deagle di uno dei terro. Era così, era troppo presto. Era troppo presto, cioè aveva fuori forse solo il gomito e lui stava già mirando lì pronto. I don't know. Potrebbero essere solo dei tentativi di pre-fire. Ok, quindi il sospettato potrebbe star tentando di pre-fireare quelle zone lì. Intanto si porta qua dentro e già se lo aspettava. Allora, il boost lì è una cosa strana. Ok, il fatto che lui se l'aspettasse è ancora più strano. Non so se ha avuto un audio cue del boost, non ne ho idea. Vedremo. È troppo sicuro. Non puoi andare di là, non c'è una porta. Troppo sicuro comunque ragazzi. Anche quel pick lì in balcone è stranissimo. Cioè in balcone, su tetto, era stranissimo dalla finestrella. Ma seriamente strano. Intanto ce n'è uno dentro pagliaio. Nessuno sui tetti.
Esce seriamente troppo mirato però, eh. Esce un sacco mirato, ma tanto tanto. Ma tanto tanto parecchio. Non lo so, voi che ne dite ragazzi? Perché io sono a un impasse. Mi sembra strano che esca mirato così. Ha sentito il boost. E ho sparato prima. Ha sparato prima. Adesso quando ricapita, vaffanculo. Lo rallentiamo perché per me ha sparato prima. Spara a un suo compagno e lo uccide. Che non si sa il perché. Qua non azzecca praticamente lo spray, però il suo avversario è più scarso di lui. Rusha dentro cortile, entra in mansarda e pusha giù verso garage. Ok. Ci serve di rallentare quando è in una situazione dove lui tiene l'angolo e la gente arriva. Perché anche qui forse ha dei lievi passi. Lo vede. Flicca. Si tira la nade. Diamine. Nade tirata. E boom, mi sa. No, 11 HP gli ha tolto. Rimane a 22. Adesso voglio stare a vedere qua che succede. Decide di girarsi e di andare verso l'ostaggio. Si porta via l'ostaggio. Non riesce a riportarlo al punto, ma qualcuno aveva già fatto. Quindi i CT vincono. Ora voglio vedere. Non fanno più il boost lì. Vediamo se rimane qui a guardare. Sì. Però non è mirato come l'ultima volta. Non è mirato in alto. Era mirato in basso a sto giro. Non so perché. Ora ce n'è uno sempre lì sopra. Lui picca. Lo vede. E gli spara, ma lo missa. Cioè, lo missa. Gli fa un sacco di danni, ma non gliene fa abbastanza. Nade, che non uccide. Però, no, sempre a 12, non ha neanche toccato. Bisogna che ci sono tattiche e tattiche su sta mappa a sto giro, eh. Cioè, stanno facendo veramente tatticone incredibili. 1v5. Ok, lo spara appena lo vede. Lo spara. Che cazzo sono? Non so neanche parlare italiano. Gli spara appena lo vede. Sente i passi in underpass nei tunnel. Però questi pick sono troppo precisi, ragazzi. Cioè, chi cazzo va lì a piccare dopo che hai ucciso già uno dei loro? E ripicchi così. Il mio problema è che non ho abbastanza know-how della mappa. Intanto lui scende nei tunnel. Si porta avanti, c'è qualcuno che sta guardando lì sopra. Vediamo come se la farà. Vede il piede. Missa lo shot. Già questa è una reazione più normale. Quello si gira per un qualche motivo non noto all'essere umano, però riesce comunque a prenderlo in in full auto, perché il sospettato è scarso in full auto, ma scarsissimo. Allora, aspettato un po' in ritardo con lo spawn, non c'è stato nessuno che è stato boostato, quindi va bene. Riesce a prendere il bot che ha rushato. Andiamolo un po', dai. Mira nella zona alta della casa. Non vede nessuno, però. E dai, l'ha vista adesso, però. Cioè, l'ha già mirato lì da un po'. Quindi va bene.
opta per il pick sulla destra, invece l'avversario picca sulla sinistra. E niente da fare. Interessante. Intanto è rimasto l'unico Terra sopravvissuto, che è morto adesso, quindi vincono ancora i CT 12-8. Ne ho recuperato solo un round i CT. Ne devono recuperare 5, quindi sono tantini da recuperare. Tanto il sospettato continua a mirare nella zona di casetta. Uno muore a doppie finestre. Ce n'è ancora qualcuno lì su, sul terrazzo. Andiamo qua, ce n'è uno dentro nelle foglie, coperto perfettamente. No, è dietro, è comunque dietro il coso, quindi forse gli ha visto un pezzettino di destra. Adesso l'ha visto con la visuale periferica. Ora l'ha visto sicuramente. Prova lo shot, non lo trova. Non lo trova ancora, no, ok. What? What? Ci ha provato, evidentemente. È uno shot che lui ci ha provato. Poi vediamo se ci riprova. Se ci riprova, faceva anche Tucano, probabilmente tra dal cordolo alla porta. Ittato intanto Zebra. Muore male. La CZ fa il suo lavoro. Adesso sul tetto il sospettato. Deve trovare Tucan, che ha preso il controllo del bot. Ricordiamo che comunque è una 4v5. Ostaggio preso, 1 minuto e 30 ancora sull'orologio. E riesce a prendere la kill. Va bene. Allora, nonostante io abbia qualche storpiatura di naso, non ho abbastanza informazioni, più o meno non ho abbastanza know-how su questa mappa per potervi dire sì, lì è un posto dove si mira comunemente e quant'altro. Quindi devo lasciarlo andare. Anche se ogni tanto mi sembrava un po' troppo sicuro, come sapete voi. Però, come diciamo sempre in questo canale, meglio un cheater in libertà che un innocente bannato. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Molto interessante. L'avete giocata a Militia voi mai? Io l'ho giocata solo un paio di volte in competitive, perché siamo dei cazzoni e ci piace cazzeggiare una volta ogni tanto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Il mio nome è come sempre Quinto Noit. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso